La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che iniziamo questa sera vuole favorire certamente l'unità tra tutti i cristiani, sentendo che questa è la forza della vita cristiana, la forza della Chiesa, ma anche la sorgente di speranza per il mondo intero. Lì dove c'è l'unità c'è la possibilità di costruire la pace. Noi questa sera abbiamo invitato per la nostra celebrazione ecumenica il pastore evangelico e anche la responsabile della comunità mondiale di meditazione cristiana per sperimentare, dal punto di vista dell'esperienza anche cristiana, l'unità nel Signore. Cristo è la nostra pace e questa sorgente certamente ci aiuta a superare anche le distanze, le differenze, ciò che ci può dividere. Se Cristo è al centro, certamente in Lui è possibile costruire la pace vera. Perché la comunione non è uniformità. Lì dove c'è la comunione c'è la possibilità di accogliere la diversità dell'altro, la diversità della sua esperienza. L'amore non annulla le differenze, le manifesta, lì dove c'è l'amore vero, c'è la possibilità di sperimentare la comunione nella diversità. Il senso bello che ha questo compimento della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani è la possibilità di vedere proprio nella conversione dell'Apostolo Paolo la possibilità della conversione del cuore. Non ci può essere nessuna comunione, nessuna pace lì dove non c'è la disponibilità a cambiare, no? E allora, celebrando la conversione di San Paolo, vogliamo rendere presente che il Signore può rinnovare dal profondo il cuore dell'uomo, può cambiarlo radicalmente, quindi può generare veramente percorsi di riconciliazione e di pace.